Ciao, io mi chiamo Valentina Masullo e il mio blog si chiama Brodo di Coccole. Ho portato la mia teglia per i muffin, un libro di pasticceria di un maestro pasticcere e poi ho portato un ingrediente particolare che poi ho usato nella ricetta del tè matcha perché fa parte della mia filosofia quella di cercare ingredienti particolari e scoprire nuovi sapori. Fare delle tortine monoporzione da mangiare quindi in mano, quindi la dimensione dovrebbe essere poi più o meno questa, al tè verde con la crema al cioccolato e al cioccolato bianco e decorazione di fragole, insomma. Questi cuociono a 170 gradi e per una decina di minuti, 10-12 minuti. Sto facendo una crema al cioccolato bianco per farcire poi i miei dolcetti. Okay. Il prossimo passaggio poi sarà accoppiarli con la crema e poi decorarli. Un'idea per un dolcetto occasionale, come particolarità ho semplicemente aggiunto del tè verde profumato all'impasto per dare un profumo particolare diverso e all'interno c'è la crema al cioccolato che c'era nel preparato e poi questa ricotta lavorata con pochissimo zucchero. Delicato. Molto delicato, sì. Ed è venuta bene la pasta, vedi che si sente un po' questa, sì, questa cosa del tè, poi è molto bello di colore, devo dire. Si presentano comunque bene. La presentazione è semplice ma efficace. Votatemi se vi piace la semplicità e se siete persone creative e vi piace coccolarvi con cose dolci e cose buone da mangiare.